Rinaut fu una figura eroica che visse nel V e VI secolo e fu capo del cristianesimo in Inghilterra e Galles, intorno all'epoca dell'inizio della profezia dei 1260 anni, nel 538, e fu a capo della Chiesa durante l'incontro critico con Agostino, il fondatore della Chiesa papale in Gran Bretagna. Era contemporaneo di Colomba e fu formato da lui. Qui, a Bangorondy, in Galles, fu fondato un istituto di formazione fondamentale nella trasformazione di questo paese in una potente forza di verità che avrebbe resistito contro l'avanzare di Roma per secoli. La scuola qui a Bangor non era una piccola scuola con 20 o 30 studenti, ma aveva centinaia e a volte migliaia di studenti. Ecco una storia in particolare. Poco dopo che i capi della Chiesa celtica incontrarono Agostino e rifiutarono i suoi insegnamenti e la sua autorità, 1200 studenti del ministero di questa scuola furono massacrati. La Chiesa gallese fu una delle più salde e fece molta resistenza, mantenendo il suo punto di vista più a lungo tra le chiese in Inghilterra, Scozia e Galles. Dissentiva da Roma sotto molti aspetti, ma la supremazia dei vescovi, il celibato e il sabato erano tre di quelli principali. Ci sono tante prove che dimostrano che il sabato prevalse in Galles universalmente fino all'anno 1115. Quando il primo vescovo romano ottenne la cattedra a St. David, le vecchie chiese gallesi che osservavano il sabato non si piegarono nemmeno allora a Roma, ma scapparono nei loro nascondigli, dove le leggi del Vangelo sono state amministrate fino ad oggi, rimanendo fedeli ai sistemi originali, senza che fossero adulterati dalla Chiesa di Roma. Quindi, nel VI e VII secolo, vediamo una chiesa celtica forte. Patrick fu l'evangelista in Irlanda, Colomba in Scozia, Aidan in Inghilterra e Dinaut fondò un centro di formazione qui in Galles. Ma il Vangelo si sarebbe diffuso da queste coste fino all'Europa attraverso il ministero di un uomo chiamato Columbanus. Fu formato qui, a Bangor, e portò la luce in Francia, Svizzera, Germania e Italia, fondando centri di formazione sul continente europeo. Il primo posto dove fondò una scuola fu la Francia. Qui, insieme ad altri 13 che vennero con lui, questi missionari celtici vissero le loro vite leggendo le scritture e insegnando alla gente. I giovani del territorio non dovettero più viaggiare fino all'Irlanda, la Scozia o il Galles per essere formati, ma proprio in Europa potevano ora avere una formazione di altissimo livello. Ben presto questa scuola divenne troppo piccola ed egli ne fondò un'altra accanto e poi un'altra accanto, tutte entro 20 miglia di distanza l'una dall'altra. Più avanti, nella sua vita, fondò altre scuole in Svizzera e Germania. Persino verso la fine della sua vita, a 70 anni, non rallentò i ritmi. Quando andò in Italia, fu accolto con gioia e fu evidente la somiglianza tra la Chiesa celtica e i Valdesi, e infatti trovò un legame molto forte con i credenti di quei luoghi. Rifiutandosi di godere di una comoda pensione, chiese al re un luogo dove fondare un nuovo centro e la località di Bobbio, con la sua chiesa in rovina, gli fu data ed egli fondò una scuola e una biblioteca in quel luogo. Morì un anno dopo aver fondato la scuola a Bobbio, in Italia, nell'anno 615, all'età di 72 anni. Visse una vita fedele, studiando il Vangelo in Galles e poi dedicando la sua vita alla diffusione del Vangelo in terre straniere, fondando istituti missionari in tutta Europa. Una cosa che è evidente per noi nella vita di Columbanus è che lavorò per Dio tutta la vita, fino alla fine. Non si godette una pensione facile, ma continuò a perseverare. Non importa chi siamo, sia che lavoriamo per la Chiesa o non lavoriamo per la Chiesa, sia che abbiamo un lavoro o che non l'abbiamo, sia che siamo vecchi o giovani, cerchiamo di essere fedeli a Dio, ovunque siamo, impiegando i talenti che Dio ci ha dato tutta la vita fino alla fine.